Buongiorno, benvenuti al nostro webinar. Nell'attesa di iniziare, vorrei soltanto darvi qualche indicazione, qualche informazione di servizio. Per quanto riguarda le domande, siete assolutamente liberi di fare domande utilizzando il riquadro domande del pannello di controllo che trovate qui a fianco e risponderemo alla fine del webinar e se dovesse terminare il tempo a nostra disposizione, risponderemo via mail. Per quanto riguarda la Attestato. Al termine del webinar, entro le 24 ore successive, vi arriverà una mail da GoToWebinar con l'attestato di partecipazione da scaricare. Qualora non aveste ricevuto l'attestato o aveste delle domande sull'argomento, potete scrivere a formazione@elispiegaedizioni.it, indicando il titolo del webinar che avete frequentato. Per quanto riguarda il riconoscimento MUR, il webinar è erogato dal gruppo editoriale ELI, ente accreditato MUR, ai sensi della direttiva 170 del 2016 per la formazione del personale della scuola. Il webinar è valido per i fini di legge. Buongiorno, quindi io mi presento, sono Catherine Matelot, consulente pedagogica FLE del gruppo editoriale ELI. Oggi vi presento il manuale, il corso per il commercio, dunque di lingua FOS, A tu Commerce Plus. Una piccola introduzione. A tu Commerce Plus è un corso destinato agli studenti del secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici ad indirizzo economico e degli istituti professionali ad indirizzo servizi commerciali. Qual è l'obiettivo del corso? Di fare acquisire delle competenze linguistiche alla fine del quinto anno, pari al livello B1-B2 del quadro comune europeo di riferimento, da poter utilizzare poi nel mondo professionale. Il testo si caratterizza per il percorso fortemente incentrato sullo sviluppo delle competenze linguistiche e professionali. Secondo le linee guida, alla fine del quinquennio, lo studente dovrà avere il seguente profilo. Dovrà padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Qui vorrei aggiungere alcuni commenti e dirvi che il corso A tu Commerce Plus è un corso che viene dal corso manuale FOS A tu Commerce, un corso che diciamo, ha avuto un grande successo, ma che abbiamo deciso di rinnovare quasi interamente. Infatti, il corso A tu Commerce Plus è stato rinnovato nella sua struttura didattica e i documenti e i dati sono stati aggiornati praticamente al 70-80%. Sono state aggiunte nuove tematiche che vedremo quindi più avanti. Il testo è caratterizzato, si caratterizza per un percorso quindi fortemente incentrato sullo sviluppo delle competenze linguistiche e professionali ed è stato fatto un grandissimo lavoro di semplificazione e schematizzazione per facilitare l'apprendimento. Vedremo più avanti nel dettaglio come abbiamo improntato questa semplificazione e questa schematizzazione. Qui veniamo ai componenti del manuale. Quindi, per prima cosa, qui vedete la nuova copertina di A2 Commerce Plus, ripeto, per il triennio. I componenti del corso. Per lo studente
il libro e il LivreActif, versione studente con le registrazioni audio e video contenuti nel libro, più l'applicazione EliLink. Vedremo un po' nel dettaglio più avanti come lo studente può usufruire di questa applicazione. Comunque dà la possibilità allo studente di accedere a a tutte le risorse video audio del libro direttamente col suo smartphone. Per l'insegnante, il libro digitale con una sezione dedicata alle verifiche digitali, tutte le verifiche in formato editabile, un PowerPoint riepilogativo, anzi dei PowerPoint riepilogativi con audio per ciascuna unità. Bisogna dire che i PowerPoint abbiamo deciso quest'anno con A2Commerce Plus di non dare più il fascicolo stampato perché ci siamo resi conto che i PowerPoint semplificati, quindi una presentazione più semplificata delle unità, sono più efficaci didatticamente e praticamente hanno lo stesso contenuto del libro ma semplificato. Quindi ripeto, non diamo più il fascicolo semplificato BES stampato perché abbiamo capito che queste presentazioni PowerPoint sono molto più apprezzate dai docenti in maniera particolare in un contesto di didattica a distanza. Voglio comunque sottolineare che volendo le pagine in PDF e BES sono comunque scaricabili dal sito se qualche docente preferisse avere una versione cartacea di queste pagine, di queste risorse. Inoltre, dei giochi, il docente avrà a sua disposizione dei giochi digitali con la piattaforma Kahoot, dei Google moduli grammaticali, dei contenuti integrativi online e offline, un DVD-ROM con audio e test più il libro digitale. Veniamo ora alla struttura del libro. Il libro, il volume comprende 7 unità, ognuna dunque organizzata come segue. Voglio comunque sottolineare che in questo manuale è stata inserita un'unità métier, quindi la settima unità è un'unità che riguarda in maniera particolare quindi i mestieri, i lavori, e quindi è dedicata alla conoscenza delle varie professioni, con consigli per affrontare la ricerca del lavoro e l'ingresso nel mondo professionale. Quindi dicevo, ognuna di queste unità è formata da dialoghi e simulazioni, quindi di situazioni comunque professionali in generale. Le unità sono organizzate come segue, quindi una prima sezione teorie, che si conclude poi con 2 pagine dedicate all'Agenda 2030, poi la sezione pratique, 2 pagine di grammatica, 2 pagine grammaire con presentazione delle regole e esercizi in contesto professionale, 2 pagine di FP con attività propedeutiche all'esame di FP, quindi il Diplôme Français Professionnel, e infine dei video jeux de rôle, quindi esercizi di interazione in video. Sono inseriti moltissimi di questi video, anche video tutorial professionali, e appunto di giochi di ruolo o roleplay, quindi sono video di situazioni autentiche con attività con scambi di ruolo che permettono agli studenti di allenarsi e interagire in situazioni professionali.
Dopo le sette unità, il volume si conclude con varie sezioni, tra cui civiltà, la sezione civiltà sulla Francia, l'Outre-mer e il mondo della francofonia, con delle informazioni però su queste zone geografiche, con informazioni sulle attività economiche e commerciali. Una sezione esami con 10 pagine di preparazione all'esame di Stato, delle pagine compiti di realtà distribuiti su 6 pagine chiare e complete, delle pagine con delle mappe concettuali rese interattive nel libro digitale per un ripasso attivo, infine delle cartine della Francia. Veniamo ora alla struttura di ogni singolo modulo. La prima sezione, quindi del modulo, la sezione Théorie, in questa sezione vengono date le basi dell'economia, del commercio, del marketing, del commercio internazionale, della logistica e finanza francofona con attività di comprensione, produzione e video. È una sezione teorica, schematizzata e fruibile grazie all'uso dei colori e della semplificazione. Come vedete nella pagina che ho scelto di presentarvi come illustrazione, vi sono delle nozioni schematizzate, l'uso di colori, codici colori per riconoscere le varie risorse della pagina. Ogni modulo si apre con una di questa sezione si apre con una doppia pagina in cui si introduce lo studente ai saperi che saranno affrontati grazie alle varie tipologie di documenti scritti, ma anche audiovisivi. Ogni doppia pagina è corredata da illustrazioni, come vedete nella pagina che vi ho presentato, e si conclude con attività lessicali di comprensione orale, comprensione scritta, di produzione scritta e produzione orale, ma anche di mediazione. Per le attività di produzione si forniscono gli strumenti necessari, schematizzati in modo da facilitare il compito dello studente. I saperi vengono riutilizzati per quindi il savoir-faire, saper fare, e cioè per competenze. Inoltre nella sezione teorie troviamo delle attività di preparazione per l'esame di Stato, denominate quindi le attività examen, che preparano quindi lo studente al colloquio orale dell'esame di Stato. Vedete, queste attività di produzione orale sono chiaramente indicate con il pittogramma rosso che vedete in questa pagina come esempio examen. Ci sono inoltre dei box avantage e inconvénients. Queste risorse possono essere utilizzate come strumento per la classe inversée, quindi attività di classe capovolta, o per organizzare attività di dibattito guidato in classe. In gruppi, per esempio, si possono organizzare delle attività di debate, le pour e le contre, facendo magari già in gruppi o coppie, per esempio, già studiare questi box con i vari pro e i vari contro, in questo esempio de l'économie de marché, e organizzare in classe dei lavori di debate guidati ovviamente dall'insegnante. Queste attività si ritrovano in quasi tutti i moduli del volume. La sezione teorie
propone anche altre risorse come nei box competence pro delle attività che stimolano una situazione professionale e richiedono, scusate, la riutilizzazione di conoscenze, competenze e sapere acquisiti. Queste risorse sono facilmente riconoscibili grazie ai pittogrammi, come vedete qui, azzurri, competence. Un'altra risorsa, i box Le Saviez-vous, sono delle rubriche, che propongono quindi approfondimenti di tipo culturale e/o curiosità. Qui, per esempio, Le Saviez-vous, l'Agenda 2030 est un plan d'action des Nations Unies pour les populations, la planète et la prospérité. Il vise aussi à renforcer la paix partout dans le monde et reconnaît que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions reste la condition sine qua non du développement durable. I rimandi ci sono inoltre, rimandi ai video nel libro attivo, dove si troveranno video autentici di attualità con le loro schede quindi le fiches d'exploitation pédagogique, schede pronte all'uso per il docente. Poi troviamo dei box alternance, quindi i box video, i rimandi quindi al libro attivo, le pagine dove troviamo delle attività chiaramente indicate con il pittogramma rosso alternance, sono attività per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Infine, i pittogrammi per indicare le attività che si possono applicare all'educazione civica, chiaramente indicati con questi pittogrammi E, C rossi. Veniamo ora alla sezione che fa da ponte tra la prima sezione del modulo, cioè la teoria, la théorie e la pratique, la pratica, e sono queste pagine dedicate agli obiettivi dell'Agenda 2030. Come vedete, in realtà sono due pagine dedicate quindi agli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi dove vengono chiaramente esplicati questi 17 obiettivi dell'Agenda 2030. In queste pagine i temi trattati vertono su argomenti di importanza sociale e ambientale. Sono proposte delle attività partecipative che richiedono quindi uno spirito critico e la possibilità di esercitare la produzione orale e la comprensione attraverso dibattiti costruiti anche qui. Al termine, di queste pagine, vi è sempre un compito di realtà da realizzare, quindi, in classe, in gruppo in genere, e questi compiti di realtà spesso sono dei compiti comparativi, quindi che fanno una comparazione tra la realtà francofona e la realtà italiana. Qui vedete un esempio, France-Italie, cyber-enquête et production orale, situation. Barilla a présenté un parcours dans la mission Buono per te, buono per il pianeta. Qual è il compito? Faites une recherche sur Internet et comparez la mission de l'entreprise italienne à celle de l'entreprise française. Veniamo ora alla sezione pratique, quindi la pratica. La sezione
Pratic si apre con un dialogo in situazione professionale e fornisce allo studente tutte le funzioni comunicative utili allo svolgimento di determinate task compiti di realtà. Produzione, sono proposte quindi attività di produzione orale, scritta, mediazione, interazione. Queste attività permetteranno agli studenti di esercitarsi e consolidare le loro competenze comunicative e professionali. Questa sezione mostra diversi esempi completi della corrispondenza nelle varie fasi della transazione, scusate, commerciale, con particolare attenzione alle esercitazioni pratiche. Queste attività, in maniera particolare, permettono allo studente di passare dal saper fare lingua, quindi competenze prettamente linguistiche, al saper fare con la lingua. Come afferma Piaget, i savoir e savoir-faire si costruiscono con l'azione. Veniamo ora, quindi faccio un piccolo riepilogo, il modulo si apre con la sezione Théorie, poi veniamo alle pagine sull'Agenda 2030, le pagine sulla Pratique e ora veniamo alle pagine del modulo che riguardano il potenziamento grammaticale. Qui sono state aggiunte, rispetto alla versione di A2Commerce precedente, sono state potenziate queste pagine con ulteriori pagine sulle strutture grammaticali e sono state aggiunte tantissime attività. Quindi in queste pagine si propone un ripasso di alcune strutture grammaticali necessarie per la produzione di messaggi orali e scritti conformi alle regole di uso della grammatica francese, delle tabelle che esplicitano il funzionamento di alcune strutture e ne danno la regola, il tutto seguito da esempi per permettere la contestualizzazione di ogni struttura che poi viene fissata con esercizi di reimpiego. Dopo la sezione di grammatica, vi è la sezione del modulo dedicata al diploma francese professionale, al DFP. Queste pagine di potenziamento della preparazione a questo diploma di lingua francese professionale sono pagine dedicate alla fine di ciascuna unità. È una doppia pagina di cui vedete qui un esempio, una doppia pagina in cui si utilizzano i documenti autentici per approfondire conoscenze, esercitare le quattro abilità e prepararsi al diploma, alla certificazione professionale. A volte c'è una scheda di produzione scritta nel libro digitale per imitare la prova reale che si svolge ormai online. Qui di solito c'è il rimando al livre actif, come vedete qui nell'illustrazione che ho proposto della pagina 60. In fondo alla pagina vi è il rimando al livre actif per completare quindi le attività di questa pagina, le attività per il DFP di questa pagina. I dossier finali. Allora, alla fine delle varie unità, dei vari moduli, vi sono diversi dossier. Il primo, quindi, dedicato alla civilisation, quindi pagine per conoscere il mondo francofono. Queste pagine sono molto illustrate, offrono notizie culturali, scientifiche, storiche ed economiche sulla Francia e sui paesi francofoni, con schede di approfondimento online.
Pagine ulteriori, pagine dedicate alla preparazione all'esame di Stato. In particolare, in queste pagine sono proposte attività per affrontare le prove e il colloquio orale all'esame di Stato, plan pour l'exposé sûr. Delle pagine dedicate a dei compiti di realtà, sono 6 pagine chiare e complete per mettere in pratica con dei progetti finali quanto appreso durante il percorso di apprendimento. I compiti da realizzare sono delle prove autentiche in cui gli alunni dovranno collaborare, riflettere sulle modalità di lavoro e di soluzione del problema e soprattutto mettere in atto strategie proprie ad altre discipline. Delle pagine dedicate alle mappe concettuali, rese interattive nel libro digitale per un ripasso attivo, questo per facilitare la memorizzazione e la comprensione, l'organizzazione del pensiero in generale e dell'apprendimento. Infine, sono proposte delle cartine della Francia. Le risorse per la didattica digitale integrata. A Tout Commerce Plus propone tantissime risorse per il docente per organizzare quindi le sue lezioni a distanza. Quindi il libro digitale con una sezione dedicata alle verifiche digitali. Tutte le verifiche in formato editabile, i PowerPoint, come abbiamo detto, riepilogativi e semplificati, quindi con audio per ciascuna unità, giochi digitali con la piattaforma Kahoot, dove sono già a disposizione tantissimi esercizi di grammatica, lessico, eccetera, personalizzabili dal docente, dei Google moduli grammaticali. Contenuti integrativi online e offline e infine sarà dato al docente il fascicolo al tuo fianco con le nuove buone pratiche per l'insegnamento delle lingue straniere per la didattica digitale integrata. La configurazione a Tout Commerce Plus è stato stabilito il pre per a Tout Commerce Plus è stato stabilito il prezzo di €28,90 per il volume più il libro digitale scaricabile più Elilink. Le mie conclusioni, i punti di forza di A Tout Commerce Plus. Quindi abbiamo detto l'aggiornamento di tutti i dati e statistiche, anche documenti, un grandissimo lavoro di semplificazione e riorganizzazione dei contenuti, il potenziamento della grammatica, civiltà e mappe finali, delle pagine dedicate e attività di cittadinanza globale e Agenda 2030, i video e mappe, numerosissimi video e mappe animate. Voglio ricordare che i video contenuti nel manuale, quindi anche nel libro ATIF, presenti in ogni sezione con delle tâches da realizzare, sono numerosi, vari, sono altamente professionalizzanti e trattano del mondo reale, dell'economia e del commercio. I video, quindi a fine modulo, i video jeux de rôle che chiudono le attività delle sezioni, della sezione pratique, permettono agli studenti quindi di simulare situazioni professionali reali di interazione. Viene chiesto in genere agli studenti di guardare il video, di immaginare le domande e le risposte e di interagire qui con il video stesso. Ricordo le presentazioni PowerPoint semplificati per BES, quindi non diamo più il fascicolo stampato, ma qui ripeto, sono disponibili pagine PDF stampabili quindi sul sito. Qui voglio ricordarvi che il gruppo Eli è
È presente quindi nel mondo dei social. Siamo presenti con un profilo Eli su Facebook, una pagina Eli Spiga su Instagram e abbiamo un nostro canale YouTube Eli. Qui vorrei ricordarvi su www.scuola.me, qui è una trovate tantissime risorse, è una piattaforma, la piattaforma Eli, dedicata alla formazione online dei docenti. Come ho detto, a questo indirizzo www.scuola.me, qui il docente troverà centinaia di corsi online e una sezione dedicata alla didattica a distanza. Io avrei concluso la mia presentazione di A2Commerce Plus. Qui vi voglio ricordare i miei riferimenti. Mail, quindi ripeto, sono Catherine Matelot. Potete scrivermi a cmflu@elionline.com. Vi ringrazio per l'attenzione, merci beaucoup e a très bientôt.